Ciao, siamo E Vale. Orbi. Oggi vi faccio un arrosto di tacchino ripieno di funghi e porcini a modo mio. Ingredienti per arrosto di tacchino ripieno di funghi e porcini. Una coscia di tacchino disossata da 700 grammi circa. Un fungo porcino da 300 grammi circa, mezzo bicchiere di olio di oliva extravergine, una patata, mezzo litro di brodo di carne, 50 grammi di parmigiano reggiano, 40 grammi di burro, uno scalogno, uno spicchio d'aglio e del rosmarino, del prezzemolo, sale, pepe e dello spago da cucina per arrotolare l'arrosto. Ho preso una padella e ho messo 2 cucchiai di olio di oliva extravergine, una parte del burro che ho in dotazione alla ricetta e lo spicchio d'aglio. Ho tagliato lo scalogno a pezzettini piccoli, ho pelato la patata e ho pulito il fungo. Ora comincio con il tagliare il fungo e la patata. Ora aggiungo la patata tagliata a tocchetti piccoli e il fungo. Ora metto un paio di cucchiai di brodo di carne che ho già filtrato, tagliamo e pettiamo. E li portiamo alla cottura, 10 minuti circa, ecco. È pronto. Adesso metto il prezzemolo che ho già tagliato, lavato e tagliato. Gli diamo un giro e spengo. Ci vediamo dopo. Sto pareggiando la coscia per poter inserire il ripieno e arrotolarla. L'ho pareggiato, l'ho messo fra 2 pellicole, ora lo batto un pochino. Ora metto il ripieno. Prima di tutto saliamo un pochino l'interno e peppiamo. Mettiamo il ripieno. Teniamo un po' lontano dai bordi perché poi dobbiamo arrotolarlo. E per ultimo mettiamo il parmigiano reggiano. C'è dentro anche qualche scaglietta rotta così, l'ho lasciata intera in modo da gli dà un po' più di sapore. Ora inizio ad arrotolarlo e mi aiuto con la pellicola. Ora l'ho avvolto bene nella pellicola, adesso lo metto in frigo almeno un'oretta in modo che prenda la sua forma prima di legarlo. Ci vediamo dopo. Sto legando l'arrosto. Se vi uscisse qualcosa, lo rimettiamo poi dentro quando è ben legato. Ho messo 2 cucchiai d'olio nella pentola. Prima di metterla in forno, sigilliamo la carne. Adesso è sigillato, mettiamo su un po' di sale e pepe. Ok, ho messo nella pirofila da forno la rimanenza dell'olio e del burro. Ora aggiungo l'arrosto. Ho lavato del rosmarino, 3 rametti di rosmarino e li ho arrotolati con del filo bianco da cucina. Metto qualche mestolino di brodo di carne sotto e lo mettiamo in forno a 200 gradi per un'ora e mezza circa. Da tenere sempre sotto controllo. Mano a mano che non c'è più brodo, si asciuga troppo, aggiungiamo un goccino di brodo.
lo lasciamo andare senza coperchio per un 10-15 minuti, poi mettiamo sul coperchio. È passato un quarto d'ora, ho aggiunto un po' di brodo, ora metto il coperchio e lo rimetto in forno per un'ora e un quarto circa, da tenere ogni tanto sotto controllo. Se manca di brodo, se ne aggiunge. L'arrosto è pronto, è passata un'ora e mezza, è cotto. Ora lo lasciamo raffreddare, ci vediamo dopo. Si è intiepidito, ora in piatto. Questo è l'arrosto di tacchino ripieno di funghi porcini fatto a modo mio. Buon appetito! Vi è piaciuto l'arrosto di tacchino ripieno di funghi porcini? Se vi è piaciuto, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!